scrivere una canzone come avere partorito un figlio, darla a un altro, sentirla a un altro cantare, un altro, un'altra persona, è già una cosa molto Certo, difficile. sicuramente. Benvenuti in una nuova puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno realizzato il lavoro dei propri sogni oppure, accanto a un lavoro apparentemente normale, hanno realizzato qualcosa di straordinario. Oggi con noi abbiamo un produttore musicale, un musicista, un cantautore, lui è Fabio Scaccabarossi. Ciao Ciao, Fabio, mi hai come dato un stai? sacco di titoli. Hai visto? Tutti così? Grazie, Beh, grazie oh. per avermi Mi dato. sono informato sulla tua bio e ho trovato tutte queste cose qui. Tra l'altro non sei l'unico ospite, o meglio, abbiamo anche in questa puntata una new entry. Abbiamo cambiato le piantine del nostro studio e abbiamo una nuova new entry che è lui. E ve la faccio vedere in anteprima. È Newton, è la nostra nuova mascotte, e quindi lo piazzeremo qua. Quindi in realtà gli Ti somiglia, intervistatori sono però sarà due. l'occhiale, ma ti somiglia. Qualche Infatti tondo. l'abbiamo preso per quello. Ok, perfetto. Hai fatto tua immagine di Mi è somiglianza. stato regalato, a dire la verità, devo essere sincero. Però sì, appunto, abbiamo Newton. Quindi, Fabio, scusami se ti ho rubato l'attenzione, ma cosa fai nella vita? Spiegaci un po'. Ma io scrivo, dico sempre, scrivo, canto e suono, Ok. ok? Proprio nella bio è proprio così, perché io da sempre suono. Quindi quest'anno è il 20º anno che faccio live, ho studiato anche quando ero bambino, tutto il resto, e attualmente scrivo canzoni, perché a me questo mi piace definirmi che scrivo canzoni, che siano per me, che siano per altri, e comunque questo è quello che mi definisco così. Poi suono tanto, Ok. perché oltre al mio progetto inedito dove, che porto in giro con la mia band, faccio anche il bassista in una tribute band di Ligabue, che è di Crema, che si chiama Tempo da Liga, e con loro facciamo tanti concerti, e quindi anche lì c'è tanto lavoro dietro e tanto impegno, soprattutto mi porta via parecchio tempo, però nel senso sono contento così. Manifestavo prima fuori onda il fatto di voler suonare un po' più per i fatti miei, nel senso con le mie cose, però ad oggi va bene così. Vedremo poi in futuro cosa ci riserverà. Chiaro, ma ed è il tuo unico lavoro, nel senso tu fai questo, soltanto questo nella vita, oppure è una passione, tra virgolette, o che, un lavoro che stai portando accanto assieme a un altro È lavoro? una passione costosa che sto portando Ok. avanti accanto parallelamente a un altro lavoro, a tanti lavori, perché io faccio lavoro in un'azienda che fa serramenti. E poi a casa a tempo perso, così faccio anche il papà, quindi c'è proprio quello è un lavoro, quello è il vero Quello è il vero lavoro e tutto il lavoro. resto è tutto intorno, perché lo reputo veramente un lavoro impegnativo, un lavoro piacevole, però impegnativo e ti porta via tante energie. Anche perché lì non puoi staccare e decidere No, l'orario, non ci sono le 8 ore, non ho dopo neanche le finisce. ferie, non ho niente, non ho Esatto. neanche i permessi, giustificazioni. Quello no. E mi dicevi appunto che sono 20 anni che suoni, quindi è una carriera molto lunga. E com'è che hai iniziato a suonare? Come ti sei approcciato al mondo della musica? Da piccolino ho sempre avuto molto interesse nella parte della musica perché i miei genitori mi hanno sempre fatto ascoltare parecchia musica. Un aneddoto che ti voglio raccontare è che mia madre, per farmi dormire quando ero piccolo, metteva la canzone Rain di Terence Trent D'Arby, e se io non ascoltavo quella canzone non Quando dormivo, vivi. quindi era proprio già, siamo già partiti bene. Poi passando per i Queen, ed ero innamorato dei Queen, Freddie Mercury, negli anni 90, quando avevo 5-6 anni. Poi ho iniziato a studiare pianoforte, poi ho iniziato a studiare chitarra classica, poi sono iniziate le prime band e poi ho cominciato a scrivere testi, perché io da piccolino scrivevo racconti che facevo leggere solo ai miei genitori, tipo proprio su dei fogliettini, facevo proprio dei libricini Ok. proprio scritti, racconti stupidi per ragazzini, e poi da lì racconti, poesie, testi, musica, e sono arrivato fino a qua. Si è collegato Sì, tutto insieme. sì, diciamo che la mia vita è tutto un collegamento, tutta una cosa, sono una persona abbastanza precisa, quindi la mia vita e le mie passioni sono tutte una concatenata con l'altra e hanno sempre un motivo, sono pedine che io muovo con una certa attenzione, no? E devono essere tutte collegate, sono un po' strano. Vabbè, però è una cosa importante avere sotto controllo la situazione, a me tante volte Sì, sfugge finché è sotto effettivamente. controllo va tutto bene. Eh beh sì, è importante questa cosa qua. Assolutamente. In realtà appunto dicevi,
suoni in una tribute band, e quindi è un modo anche per tenersi sicuramente allenati. E poi invece mi dicevi che scrivi canzoni per altri. Io un mondo che non conosco assolutamente, nel senso che è una cosa che, come si fa, è a... aspetta, a... immedesimarsi in un'altra persona. Sì, esatto, cioè, penso che sia una cosa difficile. Ma, non so se, e poi ecco una cosa importante: scrivi solo la musica, scrivi la musica, i testi. Cioè... È una cosa molto strana che non faccio da così tanto tempo. È un mondo nuovo anche per me, è affascinante. Perché prima di tutto mi sono messo alla prova, perché sono un egoista, egocentrico, e quindi scrivere una canzone come avere partorito un figlio, darla a un altro, sentirla a un altro cantare, un altro, un'altra persona, è già una cosa molto difficile. Certo, sicuro spiazza. Quindi quella è la prima prova, e l'ho fatto soprattutto perché volevo limare un po' il mio carattere. Okay. Poi succede che una persona, un cantautore, un cantante, uno che non riesce a scrivere una canzone, uno che canta bene ma non è in grado di scrivere un testo, okay, mi commissiona la canzone. Anche io lì chiedo, almeno io lavoro così, chiedo quantomeno un argomento. Certo, no, assolutamente. Perché dobbiamo sapere cosa stiamo parlando, quantomeno un pensiero sull'argomento, e poi c'è una chiacchierata come stiamo facendo io e te, un confronto, perché io devo conoscere l'altra persona, una sorta di psicologia, io lo chiamo, perché comunque ti sto scrivendo, ti sto cucendo addosso un testo. Come fare un vestito, immagino. Devo sapere, devo prenderti le misure, devo sapere chi sei, perché non posso scriverti una canzone se non è coerente col tuo modo di essere, certo, il tuo modo di fare. È chiaro che poi io ho uno stile, quindi se tu vieni da me a chiedermi una canzone, sai che io utilizzo questo stile, quindi è abbastanza riconoscibile a me. Però per quel che riguarda il pensiero, le cose, io ho bisogno di parecchio confronto. Poi la canzone si chiamano in 5 minuti, perché almeno, quantomeno a me viene così, proprio in 5 minuti. Se tu mi chiedi quanto... Sentivo l'altro giorno un podcast con Cremonini che raccontava, diceva che le canzoni vengono scritte in 5 minuti perché nascono 100, 200, 300 anni prima, e poi questo messaggio viene trasportato. Anche a me piace credere che sia così, perché capita anche a me di scrivere in breve tempo, anche quando scrivo per altri. E infatti c'è una canzone che ho scritto per un artista che si chiama Davide Zammataro, la canzone si intitola Io non esisto, lui mi aveva dato solo il titolo e mi è partito, io ho provato 2 o 3 volte a scriverla, non mi è uscito niente. Poi il giorno che mi è partito il mondo, perché ho parlato con lui e abbiamo fatto un paio di riflessioni insieme, basta, in 5 minuti la canzone era scritta. Quindi funziona così. Poi appunto per parlarti di come è, poi il bello è quello di sentirla comunque, cioè poi io ho scoperto la bellezza di sentirla anche cantata in altre persone, perché è come se fosse una terza persona che canta quello che hai scritto tu e che pensi tu, quindi è ancora più bello. Ma ti è mai capitato un tributo, non lo so. Ma ti è mai capitato invece che una canzone, cioè che... Due domande in realtà. La prima è se hai visto qualcuno che l'ha fatta addirittura meglio di come l'avevi pensata tu, un'interpretazione ancora, diciamo, migliore, chiamiamola così, della tua, oppure invece qualcuno che non è riuscito a interpretarla pieno, e se mai come ti sei sentito, come... Allora, ti devo rispondere in 2 modi diversi, in modo egocentrico, egoistico. Quello che dicevo prima è che nessuno la può fare meglio di chi la scrive. Ok. Però, poi perdo i lavori. No, ma penso anche per pensiero. Io la penso in un modo e poi un'altra persona la interpreta a suo modo. E quindi io credo che quella sia la bellezza di regalare le canzoni. Accettare il fatto che tu scriva una cosa che poi venga interpretata in un altro modo, e quindi la bravura della persona che riceve la canzone è quella di appunto interpretarla in modo proprio, certo, non come l'ho scritta io, chiaramente, per fare un proprio stile. Quindi alla domanda non ti rispondo perché non voglio rispondere, però hai visto i 2 modi di vedere la cosa, quindi non c'è una risposta. Sì, penso sia un'interpretazione, c'è il fatto di, c'è una parte di
bellezze, diciamo, nel vedere un altro aspetto magari di un qualcosa che uno non aveva Sì, ragionato un in un po' primo come quando momento. io faccio una cover di un cantante famoso, è chiaro che a me piace la mia versione perché la vedo così, Certo. perché a me la canzone comunica in un certo modo. Poi se chiedi al 99% delle persone che conoscono la canzone, che conoscono l'artista, ti diranno sempre che è quella dell'artista la versione migliore e non la mia. Sì, no, chiaro. Sì, Però no. ci sono state anche cover migliori di quelle che, delle originali, Sì, ne sicuramente. abbiamo degli Ne abbiamo esempi parecchi. celebri nella storia. No, e poi l'altra cosa invece che mi dicevi che adesso invece stai preparando un concerto grande, e raccontaci un po' di questo Sì, concerto. erano 10 anni che ci stavo pensando, a dire la verità, perché è un concerto di soli inediti, 2 ore di spettacolo con la mia band, poi avrò degli ospiti, appunto le persone con le quali ho collaborato nel corso di questa carriera, perché voglio celebrare un po' questi 20 anni. E 2 di agosto, in Piazza del Mercato a Treviglio, che è la mia città di Natale, farò questo bellissimo concerto, che stiamo preparando con molta accuratezza per far sì che ogni dettaglio sia rilevante, che sia tutto perfetto. Minimo pioverà, no, scherzo, no, speriamo di no. È agosto. Beh, si dice anche sposa bagnata, sposa fortunata, Esatto, quindi esatto, potremmo esatto. dire Potremmo che concerto bagnato, concerto fortunato. 2 giorni fa, per esempio, ho fatto un concerto bagnato. Non è stato anche fortunato, diciamo di sì. Comunque, niente, ci tengo parecchio perché è un po' uno dei tanti sogni che io ho, è quello di tornare nella mia città e poter esprimere le mie canzoni davanti alle persone che mi conoscono. Magari sono persone che non vedo da anni e vedo il mio nome e mi vengono a vedere. Questa Certo. cosa mi piace tantissimo perché fa un po' vedere un po' il mio percorso. Sarà appunto un concerto basato sul mio percorso artistico. Non farò solo canzoni mie, farò anche qualche cover che ha segnato un po' la mia carriera, nel senso che come tutti abbiamo delle Certo. ispirazioni. E quindi io ho studiato delle cover messe in punti particolari per spiegare anche un po' quello che il perché e il per come di certe scelte. Certo, ma se posso chiederti, a me piace andare, diciamo, dietro le Non c'è cose, problema. e la cosa, cioè, come si organizza un concerto, nel senso, per esempio tu dicevi che è in piazza, in questo caso sei all'interno di un evento, hai creato un evento intorno, come funzionano queste cose qua? Allora, semplicemente è un mercoledì a Treviglio, mercoledì fanno le notti bianche, quindi ogni settimana Ok. loro fanno suonare, perciò qui c'è di mezzo l'amministrazione comunale che, siccome l'amministratore comunale, uno dei consiglieri, insomma, è amico mio, amica mia, e anche uno a cui piacciono le mie canzoni, ci siamo trovati, c'era questa possibilità, ne abbiamo parlato e quindi siamo andati d'accordo. Tutto quello che c'è dietro poi sono prove, Immagino ore e chiaramente. ore di prove. Prove, scelte di scalette. A me piace anche programmare, ma non troppo. Mi piace fare anche fuori programma, però piace anche programmare anche chi, come, cosa, cioè quando fa salire, chi fa salire, come intervenire, quello che devo dire. Poi non è sempre così schematico, perché poi è ovvio che esco un pochino dagli schemi in base anche alla serata, però quel tipo di concerto io l'ho pensato così perché deve essere un racconto della mia carriera. Beh, è una cosa. Quindi quello che c'è dietro è tutto lo studio delle 2 ore che si consuma poi in 2 ore, perché è veramente il tempo di preparazione in relazione al tempo di realizzazione è veramente tantissimo, perché sfumano via come niente in 2 ore, no? Voleranno Cioè, se ci subito. penso. Poi io lo sogno proprio, cioè io faccio quando vengo l'ispirazione delle canzoni, io sogno la canzone. Mi capita di sognare le canzoni con tutta la musica di notte, io me la sogno. Se mi sveglio bene, se non mi sveglio, quello che mi rimane in testa me lo annoto. E tante volte sogno anche i concerti, cioè proprio come si deve svolgere un concerto. E questo sogno lo sto facendo più volte negli ultimi mesi, di come sarà quel concerto lì. Poi sicuramente sarà totalmente diverso, perché non sarà così, però io ho un'idea ben precisa in testa. Beh, ti auguro che sia migliore ancora del sogno che stai facendo, assolutamente. Spero che Sì, sia assolutamente così. speriamo, Hai detto speriamo, speriamo. che è il 2 agosto, 2 giusto? A agosto. Treviglio, ok? Che ora sarà?
penso 9, 9 e mezza, okay, più o meno così, okay, sì, okay, un paio di ore, sì, perché poi lì poi c'è il limite d'orario, penso mezzanotte, perciò non possiamo sforare. Sto anche organizzando un po' un contorno, nel senso che prima mi piacerebbe far suonare un paio di amici che fanno totalmente una cosa totalmente diversa, che fanno DJ, eccetera, eccetera, per creare un po' un evento, no? Certo, non una situazione. Solo il concerto, ma deve essere proprio una festa. Una festa che celebra un po' quello che io ho fatto. Questi anni di carriera, super. E invece altri progetti che hai, se ce li puoi dire ovviamente, sì, sul piatto? Io ho un'altra delle idee che hanno secondato, perché poi se la seconda non va avanti, se non la seconda non va avanti. Questa me la sono secondata da solo, perché anche queste sono idee che partono lontano, è quella della realizzazione di un brand. Ok. Di t-shirt. Ah, ecco, ho visto qualcosa, sì, tra l'altro. No. Sì, il brand si chiama Piuma, no? Io poi porto anche sempre una piuma al, okay, collo. Al collo. È un discorso di protezione, io porto una piuma al collo con una... Questa è una targhetta dell'Avis di mio nonno, quando andava a donare, e per me rimane un po' come il mio ricordo, custode. Okay. Quindi da lì la piuma che diventa un po' la... il pennino dello scrivere, no? Quindi certo, associarlo all'ambito musicale, e le t-shirt. Perché le t-shirt? Perché io sono malato di tutto quello che è strano, tutto quello che è nuovo, c'è, cioè, brand anche nascosti, che a parte il mio brand preferito poi è Jordan, se si può dire, perché io vengo dal mondo della pallacanestro, quindi ho tutto quella cosa lì, quel background. Però a me piace anche andare a ricercare, no? A me piacciono molto anche i vestiti, mi piace il modo di vestirmi, mi piacciono un po' di cose. E quindi dopo aver fatto una ricerca ho deciso che era il momento di crearmi una linea mia. Attualmente c'è solo un modello, una stampa, okay, che io ho, che seguo solo io. Sto studiando pian piano il modo per poter uscire con questi prodotti. Mi piacerebbe legarlo all'attività musicale, anche se so che è un po' un rischio, quindi adesso sto cercando di capire qual è il metodo migliore però sicuramente entro quest'anno una serie partirà. La prima serie era piuma per Scaccabarossi, appunto, la mia maglietta ha una scritta qua dietro, ed è doveva essere una limited edition solo per me come autore, quindi presentarla a una serata di soli inediti che potrebbe essere 2 agosto e fare una tiratura limitata di 50 pezzi. I primi 50 che se la prendo, certo. Poi non farò mai più una cosa del genere, farò altre linee. Quindi questa è un po' un'idea. Ok, ma appunto c'è tutto questo filone della musica anche in questo brand, ma sei da solo a gestire questa cosa? Sì. Ok, quindi sì. Ho chi mi aiuta a gestire alcune cose, nel senso che mi dà una mano a fotografie, video, cose. Certo. Però l'idea e tutto quello che le decisioni le prendo solo io per il momento. Certo. Quindi io, Fabio, ti ringrazio in realtà per essere passato dai nostri microfoni e ti auguro un sacco di fortuna per sia il tuo brand di abbigliamento, quindi Piuma, ma soprattutto per il tuo concerto del 2 di agosto a Treviglio e per tutto il tuo progetto invece musicale. Grazie. Io vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare e la potete vedere su YouTube, la potete ascoltare su Spotify, su Apple Podcast e su le varie piattaforme di streaming. Potete ascoltare in realtà anche Fabio e seguire i suoi social, ve li lasciamo sotto nel link in descrizione e ci vediamo prossimamente in una nuova puntata di Umano. Fabio, grazie ancora mille, tantissimo grazie. Di essere grazie. Stato da noi.